8 ore di sciopero indetto dalla CGIL e dalla UIL per quanto riguarda il petrolchimico di Priolo. La manifestazione territoriale è partita dalla portineria ovest dell'ISAB con il corteo dei lavoratori che ha raggiunto poi Priolo. Noi rivendichiamo un piano industriale integrato che coinvolga tutti i soggetti protagonisti del polo industriale siracusano, ha detto Roberto Alosi, segretario provinciale della CGIL di Siracusa. Temiamo che una fuga in avanti di progetti che peraltro prevedono la chiusura dell'attuale impianto nel caso di Eni Versalis dell'etilene e un progetto di riconversione da avviare nel 2028-29 che, se non concertato all'interno di una condivisione con tutti gli altri soggetti del mondo industriale, rischia di trasformarsi in un boomerang. C'è un tema sul quale non arretreremo e credo che la manifestazione di oggi, con l'alta adesione allo sciopero di tutto il mondo industriale, lo dimostri con chiarezza. Nessuno pensi di avviare operazioni di cambiamento così radicali, conclude Alosi, senza tener conto del parere, della condivisione, del dialogo, delle proposte del mondo del lavoro. Credo che oggi questo corteo sia solo il primo punto, il primo momento di una protesta che coinvolgerà l'intero territorio. Il corteo è arrivato davanti al comune di Priolo, poi in piazza dell'autonomia comunale, breve comizio da parte dei sindacalisti. A salire sul palco anche il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha manifestato la sua solidarietà a coloro che hanno preso parte allo sciopero. Sit-in della CISL di Siracusa in piazza Archimede davanti alla prefettura. L'iniziativa di mobilitazione del settore industria della CISL territoriale, coordinato dalla segretaria generale Vera Carasi, è stata decisa lo scorso 5 novembre. I lavoratori delle 6 categorie impegnati nel polo energetico, dopo il confronto avviato in quest'ultima fase dai segretari generali di FEMCA, FILCA, FIM, FISASCAT, FIT e FLEI, hanno condiviso la proposta del sindacato e si sono ritrovati davanti al Palazzo del Governo per sostenere la vertenza per l'intera area industriale siracusana. La Giunta regionale ha approvato la proposta di accordo di programma del secondo stralcio per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, portando l'investimento complessivo dell'opera a 372 milioni di euro. La nuova struttura ospedaliera sarà dotata di oltre 430 posti letto, 10 sale diagnostiche, 30 ambulatori, 14 sale operatorie e 12 postazioni dedicate alla dialisi, garantendo un'offerta sanitaria completa e moderna per il territorio. I deputati regionali Riccardo Gennuso di Forza Italia e Giuseppe Carta del Movimento per l'Autonomia esprimono il loro apprezzamento e ringraziamento al governo regionale, in particolare al presidente Renato Schifani, per l'approvazione del finanziamento. Con questa decisione, dicono Carta e Gennuso, si conferma l'attenzione del governo regionale verso il territorio siracusano, soprattutto su un tema cruciale e delicato come quello dell'efficienza della rete ospedaliera, fondamentale per la qualità della vita dei cittadini. Secondo Gennuso e Carta, questa scelta rappresenta una risposta concreta e decisa alle necessità di un'area che da tempo attende un investimento importante per il miglioramento delle strutture sanitarie. È un traguardo significativo, frutto di un lavoro serio, concludono, e costante, che dimostra la cultura e l'azione del buon governo e dell'efficienza amministrativa del centrodestra guidato dal Presidente della Regione. Non mi dimetterò mai, non ho intenzione di farlo, non è nemmeno mia intenzione cambiare partito. Con queste parole all'agenzia ANSA, il deputato regionale Carlo Auteri risponde a chi ha chiesto un suo passo indietro dall'Assemblea regionale siciliana. Il deputato sortinese è al centro di un caso mediatico. Dopo alcune inchieste giornalistiche sulla erogazione di fondi pubblici e l'audio con le minacce al collega Lavardera. Auteri è stato accusato da Lavardera di avere percepito dei finanziamenti regionali attraverso un'associazione teatrale a lui riconducibile.
Secondo il regolamento interno dell'ARS, se non comunicherà il passaggio ad un altro gruppo parlamentare, transiterà direttamente al misto. Dimostrerò, ha precisato Auteri, che l'associazione di cui ha parlato la Vardera nella trasmissione della Sette non ha mai visto la figura di mia madre come rappresentante legale. Nel frattempo un noto imprenditore palermitano ha lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni di Auteri dal Parlamento siciliano. Carlo Auteri ha inoltre dichiarato che agirà legalmente nei confronti di la Vardera, di La Sette e del quotidiano Domani. La Fed, Federazione Editori Digitali, ha chiesto al Comune di Siracusa il ritiro in autotutela della manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di promozione turistica. Il bando è riservato a emittenti radiofoniche con sede legale a Siracusa. Pur apprezzando, si legge nella nota della Fed, l'iniziativa del Comune di Siracusa di investire nel settore radiofonico per incentivare il marketing territoriale e la promozione dell'identità locale, desideriamo esprimere il nostro dissenso. Riteniamo che l'obbligo di avere la sede legale all'interno del territorio comunale per poter partecipare al bando sia una restrizione ingiusta e iniqua. Questa manifestazione, prosegue la nota della Fed, penalizza emittenti FM che, pur non avendo sede legale a Siracusa, offrono un contributo significativo alla pluralità e alla qualità dell'informazione. La radio ha storicamente svolto un ruolo fondamentale nel panorama comunicativo, garantendo spazi di discussione e un servizio informativo essenziale per la comunità. Limitare l'accesso al bando, si legge ancora nella nota della Federazione Editori Digitali, esclusivamente a emittenti con sede legale a Siracusa non solo compromette il pluralismo informativo, ma rischia di ridurre la qualità dei contenuti offerti ai cittadini. La Fed dunque suggerisce di rivedere il bando disponendo dei nuovi parametri di partecipazione. Chiediamo con fermezza, spiega la nota, un riesame dei criteri di partecipazione affinché possano essere incluse anche le emittenti che, pur non avendo sede legale nel comune, possano garantire un segnale chiaro e nitido e siano pronte a investire attivamente nella vita culturale e sociale di Siracusa. Invitiamo il comune in autotutela a ritirare l'avviso e a ripubblicarlo con le opportune modifiche che possano garantire un accesso equo e giusto al bando. Siamo disponibili, conclude la Federazione Editori Digitali, a un confronto costruttivo con le autorità locali per discutere queste questioni e trovare soluzioni condivise. Ancora una volta la decisione di un tribunale rischia di vanificare l'azione di governo a tutela dell'interesse generale. Stavolta essere colpito è proprio il diritto al lavoro di migliaia di persone in una zona strategica della Sicilia. Per colpire il governo colpiscono il paese. E quanto ha sostenuto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, commentando quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Roma, in merito al divieto di prosecuzione dell'attività di conferimento al depuratore di Priolo Gargallo da parte delle industrie locali, disposto dal GIP di Siracusa. Abbiamo da poco appreso, ha aggiunto il ministro, le determinazioni del Tribunale di Roma sull'ordinanza di quello di Siracusa che di fatto, concentrandosi su questioni di competenze e non affrontando il merito, bloccano la prosecuzione delle attività del depuratore di Priolo Gargallo. Una decisione gravissima che mina la stabilità e il futuro dell'intera area industriale, compromettendo il destino di migliaia di lavoratori, delle loro famiglie e le possibilità di sviluppo dell'intera Sicilia. Il decreto legge aveva attribuito al Tribunale di Roma la competenza per l'appello sui sequestri riguardanti aziende di interesse strategico nazionali, tra cui appunto l'ISAB di Priolo. Quest'ultima, insieme ad altri operatori industriali, convoglia i propri reflui al depuratore di Priolo, che è oggetto di sequestro giudiziario. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha inviato una nota al segretario generale e al direttore generale, chiedendo ai vertici burocratici di ottenere una relazione dettagliata sulla progettazione, esecuzione e verifica dei lavori pubblici eseguiti negli ultimi anni nel capoluogo aretuseo. Non è accettabile che la recente riqualificazione di aree pubbliche abbia accentuato, anziché risolto, l'annoso problema del deflusso delle acque bianche, sbotta Italia.
Italia, sebbene tale criticità in presenza di eventi climatici rilevanti sia comune a molte altre città italiane, ciò non può costituire una giustificazione, in particolare per quanto riguarda le vie Pitia e Tisia e Piazza Euripide, aree oggetto di interventi di riqualificazione che avrebbero dovuto prevedere non solo migliorie architettoniche, ma anche adeguati interventi strutturali. Nei luoghi in cui siamo intervenuti di recente, con mirati investimenti economici, spiega ancora il Sindaco Italia, laddove risulta evidente che la situazione sia addirittura peggiorata rispetto agli anni precedenti ai lavori, è doverosa, conclude, una accurata verifica interna volta ad accertare le responsabilità. Continua l'attività di polizia marittima in ambito portuale di contrasto a condotte lesive della salute. Ennesima rete da pesca da posta sequestrata dalla Guardia Costiera locale nel porto di Augusta a carico di ignoti. La rete di circa 100 metri è stata issata a bordo e sottoposta a sequestro da parte dei militari. Al trasgressore fermato è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro per pesca in zona vietata e per utilizzo di attrezzi non consentiti per un pescatore non professionale. La Guardia Costiera di Augusta ribadisce che tali attrezzi non possono essere né utilizzati né detenuti da coloro i quali, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale e in ogni caso si rimarca che l'attività di pesca in ambito portuale è vietata sia ai pescatori professionisti che ai dilettanti, giacché si corre il rischio che finiscano sulle tavole dei consumatori prodotti ittici insalubri. La polizia di Siracusa ha arrestato un 33enne catanese per rapina. L'uomo è entrato all'interno del bar di un albergo ordinando un cocktail. Dopo aver bevuto, si sarebbe diretto verso la reception e, evidenziando atteggiamenti di irrequietezza e aggressività, avrebbe minacciato il portiere facendosi consegnare del denaro dalla cassa. Dopo aver consumato la rapina, si è dileguato. Una volante della polizia in servizio di controllo del territorio, avendo ricevuto dalla sala operativa la notizia della rapina, si è posta sulle tracce dell'uomo, intercettandolo nei pressi della zona alta della città, poco distante dall'albergo dove aveva consumato il reato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 40 euro, somma che sarebbe stata portata via dalla reception e di un taglierino che è stato sequestrato dagli agenti. Dopo le incombenze di rito, è stato condotto in carcere. Si svolge qui a Noto il concorso nazionale Le grandi abilità nel campo della ristorazione indetto dalla Mira ed è giunto alla sua quinta edizione. Scopriamo insieme i particolari di questa manifestazione. Per questa quinta edizione siamo qui a Noto. Sappiamo che Noto ha ricevuto un premio speciale per l'inclusione e questa, abbiamo detto, è la nostra mission. Mi onoro di presenziare a questa manifestazione per la quinta volta, dunque dalla prima volta abbiamo incominciato la nostra parte ufficiosa e poi effettivamente è stato questo esatto e poi abbiamo cominciato insomma ad ingrandirla sempre di più e a cercare di portare quello che abbiamo detto più volte dei contratti a tempo indeterminato. AMIRA, che è l'acronimo di Associazione Metri Italiani Ristoranti e Alberghi, da sempre ha creduto in questa manifestazione e da sempre ha voluto fortemente farla qui a Noto. Dunque grazie alla città di Noto, grazie alle persone come il Gran Maestro Graziano Luciano e al fiduciario Giuseppe Pinzino, che non solo si occupano dell'organizzazione ma hanno a cuore anche tutto ciò che riguarda la nostra associazione. Tra i padri di questa manifestazione, come già annunciato, è il Gran Maestro Luciano. Da dove è nata questa iniziativa? Ecco, cos'è che ti ha fatto scattare questa molla? Allora, il problema è stato questo. Io, oltre a fare AMIRA, tempo fa facevo Unitals. L'Unitals quest'anno proprio ho fatto il mio 25° viaggio.
E ho solo fatto un treno, ho fatto il treno del sorriso che parlandone già mi emoziono moltissimo e non so se è facile, si trattava di solo i bambini, l'abbiamo fatto a Loreto, da lì è scattata questa molla perché è un treno molto terribile, non è facile poterlo effettuare e ho preso tanto, ho riflesso tanto, quindi pensando a questa situazione cosa potevo fare già essendo scritto in Amira per questi ragazzi che ho fatto proprio questa manifestazione parlandone con i miei superiori, col mio presidente, il mio gran maestro e altre persone della giunta dove mi hanno appoggiato questa manifestazione e quindi ho detto cerchiamo un pochino di vedere cosa possiamo fare di buono per questi ragazzi. Come benissimo lei sa, dottoressa, è un lavoro tutto l'anno perché dopo finito il concorso ne prepariamo l'altro, ma non solo questo, quella la cosa più importante da fare è quella di riuscire all'inclusione, perché quando finisce il concorso noi dobbiamo andare a cercare dei posti di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato, se riusciamo è una grande cosa, ma tutto questo ha bisogno delle istituzioni, istituzioni che purtroppo dovrò dire che sono molto lente, non dico che non si impegnano perché abbiamo visto negli ultimi anni un po' di riscontro positivo, però vorremmo avere qualche altra legge particolare che potrebbe riuscire a includere questi ragazzi in maniera molto più facilmente. Ancora una volta Noto dimostra di essere una città inclusiva in tutti i sensi. Quinto concorso nazionale delle diverse abilità nel campo della ristorazione, il secondo che si svolge a Noto, per noi diventa un appuntamento importante e soprattutto va nella direzione di quello che l'amministrazione sta facendo, considerando che l'accoglienza è fondamentale, ma è fondamentale anche l'inclusione, quindi accoglienza e inclusione devono andare di pari passo. Una città che punta, come Noto, nell'essere una città turistica, deve naturalmente essere anche una città inclusiva. Il premio che abbiamo ricevuto proprio 2 settimane fa a Milano, considerando Noto la migliore destinazione turistica per inclusione sociale, è la dimostrazione che l'indirizzo che è stato dato da questa amministrazione per valorizzare sempre più la nostra città attraverso l'inclusione sociale diventa il principio fondamentale dell'azione politica. Il campione Filippo Talluto, testimonial di questa quinta edizione. Cosa vorresti dire ai ragazzi partecipanti? Allora, a me il mio obiettivo, io che lavoro al Teatro Massimo, che faccio tanti sacrifici, e vado avanti sempre con la mia direzione, con i miei colleghi Flavio e gli altri, mi hanno aiutato. Di più che mi ha aiutato è la mia collega, si chiama Giulia, che mi ha fatto crescere con gli altri miei avanti, io vado troppo avanti.